Ciao gentlemen e benvenuto nel mio canale. Io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo dei 5 errori che fanno scappare le donne. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però ti ricordo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Errore numero 1. Essere troppo accondiscendente. Sì tesoro, hai proprio ragione. Sono d'accordissimo con te. No, io non ho una mia idea, io mi fido della tua. Sì, tesoro, è proprio come dici tu. Mi stai chiedendo se devo venirti a fare la spesa e farti da servetto tutto il giorno? Certo! Vuoi che ti accompagni alla cena con quel tuo ex ragazzo? Ma certo che sì! Questi sono i comportamenti che un normale morto di figa attua normalmente. Perché? Perché vede questa donna come una dea in terra e si zerbina in maniera devastante e senza dignità. Ragazzi, non dovete essere troppo accondiscendenti. Quando sei troppo accondiscendente, la donna perde rispetto, perde interesse, perché vuole un uomo forte, un uomo che sappia tenerle testa. Non finirò mai di ripeterlo. Perciò, quando devi portarla a cena o dovete uscire o devi organizzare una serata, non chiederle cosa ti va di fare, oppure scegli tu, oppure tutte quelle puttanate lì. La donna ha bisogno di un uomo deciso vicino, quindi organizza tu, fai vedere che hai tu il controllo della serata, scegli tu dove andare, cosa fare, falle delle sorprese. Questo vogliono le donne, vogliono un uomo che sappia prendersi cura di loro. Errore numero 2, metterla sul piedistallo. Quando metti la donna sul piedistallo stai perdendo valore ai suoi occhi. Quando la tratti troppo come una dea stai perdendo valore ai suoi occhi. Quando ti senti troppo inferiore a lei perdi valore ai suoi occhi e via dicendo. Questo perché? Perché nel momento in cui vedi una donna come se fosse veramente un essere mitologico, in automatico ti senti in difetto, ti senti non all'altezza, e quando ti senti così, di sicuro ti comporterai in maniera coerente con l'idea che hai di lei rispetto a te. Nel confronto vedrai lei sempre in alto, sempre eccezionale, fantastica, e te ti sentirai l'ultimo dei coglioni. Quando si verifica questo fenomeno, in automatico ti comporti in maniera sottomessa, come se lei ti concedesse la possibilità di stare in sua compagnia, come se lei valesse più di te. E come dico sempre, e come ripeto in ogni fottutissimo video, non esiste una donna che vale più di te, così come tu non vali più di lei. Siete semplicemente persone che valgono allo stesso modo. E quando non ti dai rispetto, non ti porti rispetto, e vedi lei come più importante di te, non puoi in nessun modo pretendere che lei ti rispetti, perché se non ti rispetti per primo tu, lei di sicuro non lo farà, amico mio. Errore numero 3. Comprare la sua approvazione facendole dei regali. Lo so, ti conosco, sei proprio tu, che al primo appuntamento, invece di portarla in un ristorante normale o a prendere un aperitivo normale, prenoti nel ristorante migliore della tua città, fiumi di champagne, ostriche, i migliori piatti, la porti per un weekend fuori, spendi milioni e milioni di euro, le regali vacanze, borse, oggetti, vestiti. Sì, lo so che lo fai. Perché? Perché ovviamente se la metti sul piedistallo ti sentirai in difetto, e se ti senti in difetto cercherai di comprare la sua approvazione attraverso i regali o attraverso il tuo stile di vita, ovvero le feste a cui la porterai, le serate a cui la porterai. Ma se farai così, amico mio, lei si innamorerà di quello che le fai vivere e degli oggetti che le regali. Però c'è una cosa che puoi fare ancora peggio, ovvero farle provare tutte queste situazioni, darle tutti questi regali ancora prima che lei sia tua. Perché se lo fai quando è già la tua ragazza, ovviamente è sbagliato nei primi momenti. Lei, come ti dicevo, si innamorerà dello stile di vita che le fai vivere. Viceversa, se lo fai ancora prima che lei sia la tua fidanzata, lei non avrà mai rispetto per te e ti userà come un bancomat. Questa volta non un bancomat emozionale dal quale attingere
autostima e sicurezza, ma proprio un bancomat reale dal quale attingere soldi gratis, perché ovviamente tu solo per il suo tempo la pagherai attraverso regali, cene, eccetera, eccetera. Quarto errore: essere sempre presente ed essere una certezza per lei. No, amore, io non potrei mai pensare di avere un'altra. No, amore, stai tranquilla, io cancello il numero di tutte le mie amiche. No, amore, quella mia cugina ti sta sulle palle, non le parlo più. Ah, la fidanzata di mio amico ti sta sui coglioni? Perfetto, non è un problema, smetto di parlare al mio amico. Ah, non vuoi che io esca senza di te? Perfetto, amore, hai ragione, farò come dici, perché io voglio essere una certezza per te. Io voglio dimostrarti che non farò in nessun modo qualcosa che possa mai darti fastidio. Ah, la mia collega ti sta antipatica? Perfetto, non le rivolgerò più parola. Vuoi che non mi vesta bene per uscire? Perfetto, non farò nulla di tutto questo. Cioè davvero stiamo parlando seriamente? Quando ti poni così nei confronti di una donna, lei perderà assolutamente rispetto, perché diventerai scontato, diventerai prevedibile, diventerai la cosa più noiosa del sistema solare. Perché la donna ha bisogno di avere vicino un uomo che la stimoli emozionalmente, e quando un uomo è troppo scontato, troppo presente, troppo noioso, in automatico la donna perde interesse. La donna, non voglio dire che la donna deve essere sempre, sentirsi sempre ingelosita, però deve sapere che tu non sei sempre lì qualsiasi cosa accada, e che si deve guadagnare anche lei il tuo rispetto, la tua presenza, il tuo amore. Perché se sei l'unico a doversi guadagnare l'amore in una coppia, fondamentalmente stai trainando la coppia per tutti e due. Quinto ed ultimo errore: accettare la friendzone piuttosto che perderla. Nel momento stesso in cui accetti che una donna ti tratti come un amico, hai perso ogni possibilità di averla. Perché nel momento in cui lei ti confiderà i suoi problemi di cuore, ti confiderà le sue storie precedenti, ti racconterà tutto quello che è successo, tu diventerai il suo amichetto. E nei confronti di un amico, una donna non avrà mai attrazione, e si creerà il fenomeno della friendzone, nel quale tu sarai totalmente innamorato di lei, sperando che questo rapporto prima o poi possa sfociare in una relazione, cosa che non avverrà mai, e lei ti vedrà sempre con l'amico da avere a fianco e da utilizzare in base al suo piacimento. Fino a che cosa succederà? Lei non troverà un fidanzato che non ti vorrà più tra i piedi, e lei ti taglierà come un fiore o un'erbaccia nel proprio giardino, perché sarai passato di moda. È questo che vuoi, amico mio? No, vero? E allora tira fuori le palle, cominciamo a comportarci da gentleman. Se tanto questa ragazza ti piace, tu non sarai mai in grado di fare l'amico. Non sarai mai in grado, perché sarai sempre interessato a qualcosa di più. Sarai sempre interessato a una relazione. Quindi sii coerente. Io personalmente non divento mai amico di una donna che mi piace. In nessun caso. Non sarai mai coerente con quel tipo di atteggiamento. Quindi ricordatelo sempre. Questi erano i 5 errori che fanno scappare le donne e che non devi assolutamente più commettere, amico mio, mi raccomando. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like e scrivimi nei commenti che cosa ne pensi. Prima di andare, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Noi ci vediamo nel prossimo video.